non finiscono di certo le emozioni. Siamo pronti anche per dare il via a gara 1 della Race Attack 600. 8 giri di fuoco ci aspettano per questa categoria, che nelle qualifiche ha visto in pole position Alberto Bettella, che ha stampato un 1.09.361 mettendosi alle spalle Matteo Osler, seguito a poco più di un decimo. In terza posizione a chiudere la prima fila c'è William Benedett, la seconda composta da Copponi, Bassi, Carpina, per poi passare con Mangini, Zagonier, De Padova e poco bello a chiudere la top 10. Siamo pronti qui da Varano, gara 1 della Race Attack 600, 8 giri di fuoco, e anche questa categoria sta per incontrare il primo vincitore di quest'annata. Tutto pronto anche per la Race Attack 600, arriva l'ok dei Marshall, ora parole ai piloti. Si spegne il semaforo, che impennata là dietro di Benedett, non partito benissimo. Buona invece la partenza del Pullman, Alberto Bettella subito inseguito da Osler in seconda posizione, subito a cercare di tallonarlo. Brutta la partenza di Benedett, che gli si è impennata subito la moto e dovrà ricostruire adesso la gara dopo la terza posizione nelle qualifiche. E in terza posizione infatti adesso ci troviamo il buon Diego Copponi, eccolo qua inquadrato Benedett che viene tallonato da Copponi. Eccolo qui, e poi abbiamo detto sempre il numero 91 Mattia Mangili, ma mentre in questo momento arriva la prima S, il leader di questa gara Alberto Bettella, seguito da Osler e poi via via tutti gli altri. Una brutta partenza, lo dicevamo prima, per Benedetto, che dovrà appunto ricostruire questa gara. E vediamo che Bettella è praticamente già scappato, Osler e Copponi cercano di cercare di contrastarlo, ma Bettella è partito veramente forte. Che partenza e che sprint che sta avendo il pilota partito dalla prima casella, che incredibile progressione ha avuto il numero 79, che adesso affronta le ultime curve per finire anche questo primo giro della gara 1 della Race Attack 600. Ci prova Matteo Osler a stargli dietro, con Copponi che è più vicino ad Osler ovviamente. E vediamo anche là dietro Bassi e Benedett che, e Mangili, che cercano di darsi battaglia. Eccolo qua l'onboard con Benedett alle spalle di Daniele Bassi. Arriviamo alla prima variante di questo circuito di Varano. Benedetto che deve cercare di costruire, come detto prima, abbiamo detto già un po' di volte, questa gara dopo una brutta partenza. Ci proverà già la parabolica, mi sembrava un po' lontano, non ci stacca la regia sull'inquadratura da qua dell'uscita dalla parabolica. È arrivato molto vicino Benedetto, ma non ha compiuto l'attacco su Bassi, mentre Bettella, sempre più leader incontrastato, è già praticamente, sembra essere passato un'infinità di giri, sembra essere passati, ma siamo solamente al secondo e Bettella ha già dato più di un secondo a Matteo Osler. Intanto c'è un dritto là dietro, una moto, mi sembrava quella di Fahim Israel, è andato dritto probabilmente anche lui, quindi brutto errore per lui. Un borde con poco bello che intanto passa, è passato poco bello, è riuscito a compiere l'attacco su Mangili e si porta in ottava posizione. Bello l'attacco, anzi bello l'attacco sicuramente in uscita, molto aggressivo, ma dettato anche da un errore del numero 91 Mattia Mangili. Arriviamo sul traguardo, adesso un nuovo passaggio sul traguardo con Bettella che stampa un 1.09.883. Bel giro da parte di Alberto Bettella, mentre invece vediamo un po' gli altri tempi: 1.09.8 per Benedett, 1.10.5 per Osler. Ha calzato un po' il ritmo, un po' lentino. Intanto qua vediamo nella soggettiva di Benedett l'attacco di Mangili che si porta dentro, l'attacco di Mangili su Carpina, si è messo dentro. Intanto qua lotta Benedett, poco bello che non l'abbiamo visto dalla telecamera ovviamente, che è impostata sulle back, sul retro di Benedett, ma ha attaccato poco bello il numero 74 e quindi è riuscito a compiere un buon attacco. E ritorniamo qua alle immagini su Osler, che fatica a tenere il ritmo di un Alberto Bettella completamente indemoniato. Indemoniato Bettella, seguito, quindi facciamo un recap: poi Osler, abbiamo Copponi, abbiamo Benedett che adesso cerca di tornare sotto Copponi. Il passo di Benedett sappiamo che è abbastanza buono e quindi questa partenza brutta gli ha un po', diciamo, scombinato i piani, perché sicuramente l'avremmo potuto vedere in lotta per la vittoria, quindi dovrà ricostruire, cercare di fare una rimonta. Infatti Benedett si sta molto avvicinando a Copponi. L'ultimo giro di Benedett è stato infatti un bel 1.09.8, è stato il più veloce in pista, di qualche millesimo anche più veloce rispetto a Bettella, che comunque è leader incontrato di questa gara. Prova a prendere già un po' di scia Benedett su Copponi, si prova anche già a far vedere, si fa vedere un po' all'interno, ma è già presto per attaccare, magari un po' di studio non farebbe male per il pilota con il numero 6 sulla Yamaha. È un board qua con poco bello che prima è stato attaccato in precedenza da Benedett, sarebbe stato vedere meglio forse sul passo di Benedett un'altra soggettiva che dal back. Abbiamo visto comunque l'attacco di
Mangini su Carpine, ci siamo persi però quello di Benedetti, comunque lo ricostruiamo, ha sorpassato all'interno poco bello, quindi è la ricostruzione più affidabile, mentre invece qua dietro i piloti si danno battaglia, c'è qualche gruppettino, ma per la vittoria purtroppo non abbiamo gruppettini. Invece un gruppettino, un duo, lo formano Benedett e Copponi. Benedett sembra averne assolutamente di più e adesso si farà sotto su Copponi, probabilmente sembra essere anche nettamente più veloce, magari alla prima occasione potrebbe già farlo fuori, un board sempre dalle back qua dietro. E arriviamo alle prime curve. Un board intanto qua, sempre qua siamo nelle retrovie, siamo qua con Pocobello che rischia di essere attaccato da De Padova, lotta fra i due verso queste ultime curve. Pocobello e De Padova passano sul traguardo, adesso si mettono sul rettilineo. Gara comunque per il momento molto staccati, i gruppi si sono un po' sgranati, c'erano solamente Benedetto e Copponi che potevano essere in lotta per la terza posizione, e vediamo se Benedett ne ha per, dovrebbe essere comunque sempre molto vicino a Osler che è in seconda posizione, ma a Diego Copponi. Poco bene, intanto rifacciamo un po' di recap. Poco bella girata in 1.12.7, 1.13.7, 1.12.7, quindi tempi abbastanza alti, ovviamente più lenti rispetto ai 3 secondi di vantaggio che avrebbe Bettella nei suoi confronti negli ultimi giri. Gira sempre in 1.09 il buon Alberto Bettella, numero 79 Pullman, che ha fatto la pole in 1.09.3. E siamo on board qua con Ranzani che esce dalla prima S. Ranzani, ricordiamo, partito in 13esima posizione con il 13esima posizione con 1.13.0.33, quindi vuoi un po' anche i giochi di numeri. Ci provano intanto là davanti, c'è un bel terzetto, vediamo De Padova ci prova ancora una volta, gli chiude la porta in faccia poco bello. Oh, ma no, va largo e si mette dentro De Padova. Attenzione qua, anche c'è bagarre con Pantella, anche con Pocobello che non ha avuto la meglio. De Padova stavolta è riuscito a compiere il sorpasso e c'è anche Pantella lì, Pocobello un po' più in difficoltà. Torniamo invece, e ancora c'è ancora Alberto Bettella, e anche su, pensavamo fosse su un altro canale, invece no, è completamente incredibilmente davanti a tutti. Ha fatto veramente una, per il momento, una gara straordinaria. Partito, preso, se n'è andato via. Pensavo fosse su un altro canale, invece no, c'è ancora. Siamo tranquilli. E intanto Benedetto ce lo siamo perso. Ha passato Copponi. E Benedetto è riuscito a mettersi in terza posizione. Adesso tallona. Osler, Bettella si prova a far sotto. E vediamo se ne ha anche per la seconda posizione. Siamo verso comunque gli ultimi giri di questa gara della Restattac 600, mancano 3 giri alla conclusione e Benedett si prova a far sotto, è molto vicino a Osler, numero 38, che sembra girare anche un po' più lento rispetto a Osler. Vediamo i suoi tempi, gira praticamente 6 decimi più lento di Benedett, 1.10.3, l'ultimo giro fatto di strada da Osler, 1.09.9, il tempo di Benedett che prova già a farsi vedere. Ci prova Benedett, non riesce a compiere l'attacco, ma sembra averne di più, si fa molto sotto anche qua nel cambio di direzione. E Bettella praticamente qua davanti a tutti non può gustarsi il probabile duello, ma forse anche meglio per lui perché verso la vittoria tra Osler e Bettella. Siamo sempre in on board con Christian Pocobello qua nelle prime curve di questo tracciato di Varano, l'autodromo Riccardo Paletti, lungo 2 km 2,3 km circa. Ed è passato Benedetto, ha passato Osler e si è messo in seconda posizione. E verso le ultime curve adesso di questo sesto giro della gara della Restattac 600, siamo pronti a iniziare anche l'ultimo giro di questa gara con Pergo intanto in scia. E Benedett è passato, comunque grande gara, grande rimonta da parte di William Benedett. E adesso ci stiamo per immolare verso l'ultimo giro di questa gara della Restattac 600, gara 1, che vede protagonista un grandissimo Alberto Bettella davanti a tutti, con William Benedett in seconda posizione che ha fatto una grande rimonta fino adesso, ha scavalcato Osler. Magari, chissà, avremmo visto una bella lotta con Bettella se Benedett non fosse partito male, se non avesse avuto quell'impennamento al via. E sta per iniziare infatti anche, è iniziato appunto l'ultimo giro per Alberto Bettella in totale solitario davanti a tutti. Sono 5 secondi che separano i due piloti della Yamaha. Abbiamo 5 Yamaha davanti a tutti: Bettella, Benedetto, Osler, Copponi e Bassi. Sono 5 le Yamaha. Ricordiamo, Bassi fa parte anche della categoria
challenge su una Yamaha, il primo di questa categoria challenge. Gli altri della categoria challenge sono Zagonel, Carpina, Mancini, Ranzani, Pantella, Bertona e Oriani, che in questo momento è l'ultimo della classe challenge in questo momento. Ma andiamo, la soggettiva ci porta con Bettella, ci stacca, ma siamo verso le ultime curve di questa gara, della gara 1 della Race Attack 600, con sempre Bettella davanti a tutti. L'ultimo giro totalizzato da Bettella è un 1.09.6, ma sta facendo dei grandissimi settori Bettella, sta facendo dei settori comunque da giro veloce. Attenzione, arriviamo verso le ultime curve con Bettella che affronta l'ultima curva. Bettella, sì, Bettella va a vincere gara 1 delle Satac 600 e stampa anche il giro veloce, 1.09.480, lo soffia a Benedet che chiude in seconda posizione, grande rimonta. Terzo Osler, arriva quarto Copponi, quinta posizione per Bassi, gara in solitaria di Alberto Bettella che vince così.